Che ne dici di preparare una buonissima crostata all'uva che è di stagione? Inizia dalla frolla mescolando uovo, zucchero, burro fuso, lievito e farina. Inumidire leggermente l'impasto ho utilizzato 2 cucchiai di latte di mandorle, ma puoi usare anche del latte vaccino. Quando il composto incomincerà a risultare sabbioso, lavora con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Puoi decidere di aromatizzare la tua frolla con scorza d'agrume. Occupati adesso della crema che sarà fatta senza uova. Innanzitutto lava, taglia a metà e togli i semini dagli acini d'uva. Poi inseriscili nel boccale del frullatore con zucchero, limone. E fecola setacciata. Frulla il tutto e trasferisci in un pentolino. Fai addensare avendo cura di mescolare continuamente per evitare la formazione di grumi. A questo punto puoi stendere la frolla e adagiarla in uno stampo per crostata con la crema. E cuocerla nel forno preriscaldato a 180 gradi per mezz'ora. Infine puoi decorarla con gli acini dell'uva tagliati a metà e per lucidare la frutta e per conservarla più a lungo puoi spennellarla con marmellata di albicocche. Che ne pensi? Ti è piaciuta questa proposta? Scrivimelo nel tuo commento ed iscriviti se la ricetta ti è piaciuta. A presto!